Due indagini parallele ma distinte che hanno portato a sgominare un sodalizio criminale particolarmente esteso e che aveva ramificazioni su tutto il territorio salernitano e che poteva contare anche sulla complicità di alcuni rappresentanti infedeli delle forze dell'ordine. È il quadro a tinte fosche emerso nel blitz di procure DDA di Salerno che ha portato all'emissione di 14 misure cautelari, 11 le persone in carcere, 2 domiciliari più un assistente capo della polizia in servizio al commissariato di Sarno sospeso dal servizio per un anno. Insieme a lui sono indagati anche 2 carabinieri in servizio a Salerno che sono stati trasferiti d'urgenza, tutti sospettati di avere rapporti con le persone finite nella rete degli investigatori. Questa operazione si contraddistingue innanzitutto per aver sconfitto delle consorterie criminali che si stavano radicando sul territorio. È importante perché si sono disvelate delle connivenze di appartenenti alle forze dell'ordine che sicuramente fanno male a noi, perché sono persone con cui collaboriamo e fanno male alle stesse istituzioni di appartenenza. Il blitz si è meritato anche i complimenti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha elogiato il lavoro delle forze dell'ordine. In carcere è finito anche Nicola La Rocca, considerato capo dell'organizzazione criminale che deve scontare una condanna a 14 anni per un omicidio commesso quando era minorenne. Le accuse contestate agli indagati a vario titolo sono di traffico di droga, estorsione e riciclaggio. Nel mirino di procure DDA in particolare, i tentacoli della criminalità sul mercato del pesce di Salerno, dove si consuma una lotta tra i clan per il predominio sul territorio. La potenzialità criminale di queste soggetti e di queste organizzazioni criminali che sono pronte a qualsiasi cosa, a qualsiasi tipo di reato pur di conseguire i loro illeciti profitti. Noi monitoriamo tutti i focolai di attenzione da parte della polizia giudiziaria dove si possono sviluppare determinate attività criminali.